Questa mattina abbiamo inaugurato i nostri nuovi alberi del parco del quartiere. Tramite donazione sono stati donati 63 nuovi alberi. Abbiamo piantato oltremodo 130 piante da siepe e grazie alla Latteria Virgilio altre 272 piante di pioppo cipressino che contribuiranno insieme ai 120 alberi già esistenti a dare sicuramente uno scopo alla rigenerazione urbana e ai boschi urbani. Andiamo avanti con un progetto di biodiversità, vorremmo inserire anche delle arnie per api, nonché delle piante che attirino farfalle e quant'altro, proprio per creare una biodiversità. Abbiamo anche piantato come esperimento tre piante di Paulownia tomentosa, che è una pianta che ha la capacità di assorbire, grazie alle grandi foglie, enormi quantità di CO2 e grazie alle sue radici di assorbire anche le polveri sottili che precipitano a terra. Quindi diciamo che stiamo diventando anche un'area, tra virgolette, parco laboratorio. Tutto questo è stato creato dai cittadini, dai residenti, per creare, e non solo, per creare un luogo di aggregazione e associazione nel verde. Le scelte che si stanno facendo sono scelte importanti. Noi siamo una piccola città che però ha investito negli ultimi 4 anni 2 milioni di euro, 2 milioni e 200 mila euro solo sulle alberature. È un investimento enorme. Cioè stiamo trattando il verde non solo come arredo urbano, ma come un'opera pubblica, un'infrastruttura, qualcosa che cambia il territorio nel quale si va a intervenire, che fa bene, come è già stato detto. Su questo però io vi faccio una proposta, lo chiedo ad Andrea, per fare in modo che possiamo darvi una mano. Io credo che si debba mettere anche un segnale, qualcosa per dire ai cittadini quanta CO2 si risparmia con le piante che sono messe. Siccome sono studi molto semplici, a seconda del tipo di albero che si è piantato, si sa qual è la quota di CO2 che si va a risparmiare, andare su questo anche a dichiararlo. Perché guardate che se no non passa questa idea. Ogni pianta messa a dimora nella nostra città è un regalo che si fa a tutta la comunità. Le piante sono fondamentali perché assorbono la CO2 a causa del cambiamento climatico, perché assorbono le polveri sottili, perché ci aiutano a mantenere più freschi i nostri quartieri, perché le piante sono belle, fanno rigenerazione urbana. Ma questo intervento è ancora più importante perché viene dal basso, è un intervento che è promosso dalla cittadinanza attiva, dal quartiere, con la collaborazione di aziende, di vivaisti, di tanti soggetti che hanno voluto fare donazioni. E questo ci rende molto fiduciosi e molto ottimisti rispetto al futuro della nostra città, perché non solo l'amministrazione in 5 anni ha investito tantissimo in verde, siamo passati da circa 14.000 a 25.000 alberi, che è un dato portentoso, ma significa che è passato un messaggio culturale forte, che l'investimento in piante è un investimento straordinario, un investimento di sostenibilità vera e che rende le nostre città più belle e più salutari. Quindi va un grande ringraziamento al quartiere Rabin, che è un bellissimo esempio anche per gli altri quartieri. Io credo che questa alleanza tra il pubblico e il privato possa diventare un modello da replicare altrove in città.